Buon pomeriggio, l'appuntamento con il nostro giornale, partiamo subito con la sigla. I colleghi di Maria Panziti, la capotreno morta a seguito dell'incidente di Turio, hanno avviato una raccolta di fondi in memoria della donna. In poche ore messi insieme più di 4.000 euro. Il funerale di Said si terranno in Marocco. Si è svolta in tre città della Calabria il pronunciato sit-in di protesta voluto da CGIL, CISL e UIL per protestare contro la manovra economica del governo. Monta a 50 milioni di euro il piano della Giunta regionale per riutilizzo dei beni confiscati alla 'Ndrangheta, che in Calabria sono circa 3.000. 8 persone sono state arrestate tra Reggio Catanzaro e Cremona, accusati di aver perpetrato furti di mezzi utilizzati dalle società municipalizzate per la gestione dei servizi pubblici. L'inchiesta della Procura di Benevento su un presunto giro di scommesse su piattaforme illegali inguaia anche l'attaccante del Cosenza Forte. Intanto Caserta parla della gara di domani con la Ternana. Allora, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Oggi ci occupiamo in primo piano, come da qualche giorno a questa parte, della tragedia di Turio, dell'incidente che è costato la vita a 2 persone. Beh, c'è un gesto straordinario dei colleghi della Capotreno che è morta. Hanno avviato una raccolta di fondi e pensate, in poche ore sono riusciti a mettere insieme più di 4.000 euro. Intanto per il giovane marocchino deceduto nell'incidente, aveva solo 24 anni, i funerali si terranno in Marocco. Vediamo il servizio di Isabella Roccamo. Ha provato a salvarsi Said, il 24enne marocchino che era alla guida del camion rimasto incastrato sui binari del passaggio a livello di Turi a Corigliano Rossano. Prima del violento impatto con il treno regionale 5677, il giovane ha provato a liberare il mezzo pesante da quella trappola. Emergono i primi dettagli sulla dinamica del terribile incidente costato la vita anche alla capotreno Maria Panzini, di 61 anni. Il corpo semicarbonizzato del giovane è stato trovato fuori dal camion, accanto il telefono cellulare e il telecomando che regola la pressione delle gomme. Probabilmente quando il mezzo è rimasto incastrato Said è sceso provando a liberare il camion e forse non si è accorto dell'arrivo del convoglio che ha colpito in pieno lato articolato non lasciandogli scampo. Ma saranno gli inquirenti a stabilire l'esatta dinamica. Le indagini coordinate alla procura di Castrovilla arrivano avanti, ma intanto resta il dolore per le 2 vite spezzate. Said da anni viveva in Italia con la sua numerosa famiglia. A San Valentino Torio, in provincia di Salerno, ci sono la sua mamma e il suo papà. Dopo l'autopsia, la salma arriverà a Roma. Le spese dell'agenzia funebre saranno sostenute dai datori di lavoro di Said, che era dipendente di una ditta di logistica di Pagani. Said sarà poi trasferito in Marocco. La numerosa comunità marocchina di Corigliano Rossano invece si occuperà del prefunerale che inizia con il rito del lavaggio. La salma della capotreno Maria Panzini invece è stata restituita alla famiglia. Domani alle 15.30 i funerali presso la chiesa Santa Teresa di Gesù Bambino a Catanzaro e in concomitanza con i funerali il sindaco Fiorita ha dichiarato il lutto cittadino. I colleghi di Maria hanno lanciato una raccolta fondi per la famiglia e in poche ore sono stati raccolti 4.400 euro arrivati grazie a 230 donazioni. Questa era la notizia. Stamattina c'è stato lo sciopero di CGIL e UIL in Calabria, i sit-in a Cosenza, a Catanzaro e a Reggio Calabria. La piattaforma è legata alle proteste contro la legge finanziaria varata dal governo. Rosalba Baldino ce ne parla. Io sono donna, lavoratrice e mamma e mi chiamo Alessandra. Grido adesso basta, perché come donna e come madre sono completamente ignorata da questo governo. Le bandiere della protesta nel centro di Cosenza, centinaia di persone, complici le temperature quasi primaverili, hanno risposto all'appello di CGIL e UIL, che oggi sono scese in piazza, anche a Catanzaro, dove hanno partecipato i segretari regionali Angelo Sposato e Santo Biondo, e a cui si riferiscono queste immagini, sit-in anche a Reggio Calabria. Nel corso della mattinata, evidenziati la mancanza di interventi concreti per il mezzogiorno,
Lo sciopero di oggi coinvolge l'intero Sud, unito dallo slogan «Adesso basta». Nella città dei Bruzzi la presenza del segretario nazionale Pino Gesmundo. Una legge finanziaria che non dà risposte soprattutto alle fasce più deboli, non dà risposte sul piano delle pensioni, non dà risposte sul piano della sanità, non dà risposte sul piano fiscale. E soprattutto una classe di governo che non tiene conto del Mezzogiorno, dei bisogni di questo Paese che partono appunto da una valorizzazione del Mezzogiorno. Evidenziate inoltre la criticità del territorio, la mancanza di lavoro, la disparità salariale. Questo governo ha approvato il decreto lavoro, un provvedimento che di fatto ha cancellato il reddito di cittadinanza, così migliaia di famiglie si ritrovano senza alcuna misura di contrasto alla povertà. Senza trascurare temi quali l'inflazione che impoverisce le famiglie e la sanità, ribadito il no all'autonomia differenziata. Ci troviamo davanti a una manovra che non ha politiche industriali, un paese senza politiche industriali, rappresenta la mancanza di futuro per i giovani. Si alzano nel vento, ci prendono per... Queste le manifestazioni di Cosenza, Catanzaro e Reggio volute dalla CGIL e dalla UIL per protestare contro la manovra finanziaria varata dal governo. E adesso dovremmo avere in linea l'ingegnere Francesco Caporaso, che è il lo vedo già in linea, grazie per essere con noi, il responsabile della struttura territoriale dell'ANAS calabrese. C'è una bella notizia oggi che riguarda la trasversale delle Serre, che l'ANAS ha pubblicato un bando di gara per l'appalto del lotto Gagliano-Soverato. Il completamento della nuova infrastruttura rientra nell'elenco delle opere oggetto di commissariamento da parte del Governo nazionale. Ce ne parla lei mentre noi vediamo delle immagini. Ingegnere. Sì, grazie. Allora, la trasversale delle Serre è stata commissariata a settembre del 2021. Il commissario di governo sono io, che coincide con il responsabile della struttura territoriale di ANAS. In meno di due anni, grazie a una fortissima sinergia con il presidente della Regione Calabria e con le strutture del Ministero competenti, siamo riusciti a progettare, far finanziare e appaltare interventi per 520 milioni di euro, recuperando una carenza di finanziamenti di circa 300 milioni di euro. Allo stato attuale ci sono 5 lotti che costituiscono il completamento della trasversale, 3 ricadono nella provincia di Vibo Valentia e 2 nella provincia di Catanzaro. I lotti sono tutti appaltati, con quest'ultima con la Gagliano-Soverato, e uno di questi che è già in esecuzione in provincia di Vibo Valentia, e a questo si riferiscono le immagini che stiamo vedendo. Da gennaio dell'anno prossimo probabilmente avremo la consegna di un altro lotto che è in fase di aggiudicazione, e nel corso del 2024 sarà consegnata anche la Vazzano-Vallelonga. Gli ultimi due lotti sono il completamento della Bredella del Petrizia, anch'esso appaltato a ottobre di quest'anno, e conclude la Gagliato-Soverato con l'appalto, con la procedura di gara che è stata pubblicata oggi. La Regione ha parlato di un'opera strategica per la viabilità in Calabria. È un'opera importantissima che ha una duplice valenza: da una parte quella di migliorare il livello di accessibilità delle aree interne, ma dall'altro una valenza trasportistica enorme, perché collega la provincia di Vibo Valentia e, diciamo, la costa tirrenica con la statale 106 Ionica. Noi sappiamo che in Italia sono fondamentali le trasversali e questo anche ai fini di protezione civile, miglioramento dei collegamenti con i presidi sanitari e sicuramente anche a livello trasportistico, perché migliora l'accessibilità nel complesso, come dicevo, non soltanto delle aree interne. Grazie ingegnere, buon lavoro, grazie per averci raccontato questa novità importante che riguarda la viabilità nella nostra regione, una viabilità che merita davvero tanta attenzione, perché le nostre strade non garantiscono
la possibilità di spostarsi agevolmente attraversando la regione che orograficamente è molto molto complicata. C'è una notizia che arriva dal governo regionale che riguarda i beni confiscati all''Ndrangheta. Sono 3.000 in Calabria. Ebbene, la regione dice beh, possiamo riutilizzarli, possiamo metterli a disposizione dei cittadini attraverso un intervento e quindi ha messo sul tavolo una somma importante, sono 50 milioni di euro. Lo sa Babaldino. Sono oltre 3.000 i beni confiscati in Calabria, quanto emerso nella conferenza nazionale oggi a Catanzaro, a cui hanno preso parte le forze dell'ordine, i prefetti, i questori della Calabria e anche l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Obiettivo fare il punto della situazione sia dal punto di vista legislativo che operativo. La Giunta regionale calabrese ha stanziato delle risorse nel POR 21-27 e anche nel Fondo di Sviluppo e Coesione. Abbiamo una dotazione complessiva finanziaria di circa 50 milioni, abbiamo la possibilità di intervenire concretamente sui beni che l'Agenzia Nazionale confisca, la magistratura confisca, li dà all'Agenzia Nazionale, l'Agenzia li dà ai comuni o alla regione stessa. Il focus sulle politiche di valorizzazione che ragiona insieme alle altre regioni e all'università, al terzo settore e che vede la Calabria tenere il passo rispetto al nord. Abbiamo aumentato nell'ultimo anno l'assegnazione del 142%, abbiamo per la prima volta fatto un bando secondo quello che ha previsto al codice antimafia del 2017 con assegnazione ovviamente attraverso una manifestazione di interesse al sociale in forma singola associata e quindi devo dire su questo andremo avanti, stiamo predisponendo un ulteriore bando per tutta la parte che riguarda le dipendenze, quindi sempre sul sociale, pensando alle tossicodipendenze piuttosto che alla ludopatia. I segnali sono concreti non solo nell'assegnazione dei beni confiscati, ma anche negli abbattimenti. La linea è quella del rigore. A Torre Melissa nel mese di dicembre, ve lo comunicherà sicuramente il Presidente, una domenica perché va chiusa la 106, verrà abbattuto un ecomostro di Torre Melissa che per il quale in quella porzione di terreno la Regione ha investito, ha dato dei fondi 700.000 euro al Comune per poter ripristinarlo oltre che abbatterlo e realizzare un intervento turistico. Ecco, questo è un segnale importantissimo che vogliamo dare. Da oggi partiamo anche con una serie di iniziative che comprendono anche un'analisi. Abbiamo coinvolto la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria proprio per identificare bene le potenziali iniziative che possiamo fare in maniera da identificare quelle più serie, più durature, più concrete. Bene, sui beni confiscati e sulla dotazione enorme di questi immobili che c'è in Calabria, avete sentito 3.000 censiti, Arcangelo Badolati collegato con me. Arcangelo, beh, quante cose straordinarie si possono fare mettendo a disposizione della collettività intere strutture che sono lì ferme da anni. Non c'è dubbio, buon pomeriggio dalla Gazzetta del Sud, naturalmente si tratta poi di vedere i fatti, ci sono tantissimi beni confiscati che sono stati saccheggiati, sono completamente abbandonati, sentiamo, io mi ricordo ancora quando fu fatta addirittura una seduta della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria con l'apertura lì dell'Agenzia dei Beni Confiscati, è passata tanta acqua sotto i ponti, tutti i governi si affannano ad annunciare l'utilizzo di questi beni, speriamo che questa sia la volta buona, perché poi chiunque viva in queste città dove questi beni sono stati sigillati dallo Stato si rende conto che il riutilizzo è stato praticamente un fallimento, per cui tranne quelli che sono stati destinati ad ospitare caserme delle forze dell'ordine, quindi speriamo che questa opera nuova nasca per davvero, che non sia sempre la stessa cosa, perché parliamo anche di questo stabile di Torre Melissa, lo ricordo a tutti, da parecchio tempo, quindi forse è venuto il momento di abbatterlo. Mi pare che sia interessante il fatto che l'assegnazione sia aumentata, ecco, questa assegnazione adesso diventi davvero funzionale e operativa, perché diamo atto al governo che il 142% di assegnazioni è un numero significativo, però bisogna poi rendere questi beni utili alla collettività, soprattutto fruibile. È interessante anche il dato che la regione mette a disposizione delle somme. Io ancora vedo però
come dire, tanta strada da percorrere, e sono un po' scettico per via di tutti gli annunci che ho sentito negli ultimi 20 anni. Ripeto, mi ricordo addirittura una seduta del Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria. Speriamo che finalmente le cose possano muoversi. Abbiamo bisogno di beni, abbiamo bisogno come collettività di strutture utilizzabili, perché c'è tanta gente che non sa neppure dove dormire. A te la linea, direttore. No, Arcangelo, volevo richiamare la tua attenzione su un passaggio. Anche dal punto di vista simbolico, una valenza enorme, mettere a disposizione, certo, della collettività un bene sottratto alla criminalità organizzata. È evidente, certo, deve diventare poi una prassi, perché insomma, tante volte diventano fatti episodici, non è una prassi consolidata. Ecco, mi auguro che, ecco, sotto la direzione di Bruno Corda, l'impegno di Vandaferro, questa assegnazione dei beni alla collettività, ma che diventano beni per davvero fruibili dalla collettività, diventi finalmente operativa, perché significa aggiungere alla ricchezza della nostra società veramente decine e decine di immobili. Vi faccio pensare pure a quante macchine di grossa cilindrata sono state confiscate in questi anni, come sarebbero utili per esempio alle forze dell'ordine tutte queste macchine. Quindi speriamo che questa operazione innovativa diventi davvero operativa, speriamo di vederne i frutti, ecco, a breve. Grazie ad Arcangelo, e proseguiamo il nostro giornale. Ancora la cronaca arriva da Reggio Calabria: 8 persone sono state arrestate, rubavano mezzi utilizzati dalle municipalizzate per i servizi che servono ai cittadini. 8 persone arrestate. Isabella Roccamo. Le telecamere piazzate dagli inquirenti documentano i furti perpetrati a Reggio Calabria e danni di privati e società erogatrici di servizi pubblici, una lunga serie di colpi messi a segno da un gruppo che agiva utilizzando sempre lo stesso modus operandi. I malviventi agivano di notte, forzavano cancelli o porte d'ingresso per impadronirsi di attrezzi da lavoro e di mezzi pesanti. Oggi, al termine di serrate indagini coordinate alla Procura di Reggio, 8 persone, prevalentemente di etnia rom, di età compresa tra i 21 e i 39 anni, sono state arrestate dai carabinieri. I componenti del sodalizio sono stati individuati, oltre che a Reggio Calabria, anche a Cremona e a Catanzaro. Le indagini sono state avviate nel 2022, quando furono rubati nella sede della Castore, la società municipalizzata per la gestione dei servizi pubblici, 3 camion, una pala meccanica e uno scavatore per un valore complessivo di 270.000 euro. A distanza di pochi mesi, un altro furto con lo stesso modus operandi e danni di una società impegnata nella gestione del servizio di depurazione delle acque reflue su tutto il comune reggino. Oltre ad alcuni mezzi pesanti, furono asportate anche diverse attrezzature da lavoro. I furti e i danni delle due società, oltre a cagionare alle stesse notevoli danni economici, hanno provocato anche ingenti disservizi alla popolazione. Il gruppo si è reso responsabile anche di un furto in località Terreti ai danni di un privato, al quale è stato sottratto un escavatore idraulico del valore di oltre 40.000 euro, parcheggiato all'interno di un capannone, e di un ingente quantitativo di rame sottratto nel territorio del comune di Caulonia. Attraverso l'analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, gli inquirenti sono riusciti ad individuare i percorsi di fuga effettuati dal gruppo criminale, la cui base logistica è stata individuata all'interno del quartiere popolare Ciambra di Gioia Tauro. Beh, per fortuna ci sono le telecamere di sorveglianza, riprendono tutto e possono essere, anzi lo sono, di supporto agli inquirenti, che poi devono come dire, svolgere attività investigative per individuare gli autori del furto. Adesso cambiamo totalmente argomento. Guardate questi bimbi sorridenti, felici, allegri, che assistono ad un concerto. Siamo a Rende. Paolo Talarico. Chi ha dei bambini in casa conosce bene queste canzoni e questo spettacolo, magari non dal vivo ma su YouTube, perché i bambini amano Lucilla e sono tanti i genitori che utilizzano questi video magari per non far piangere o per far mangiare i propri bambini. Lucilla è una vera e propria star del web, i suoi video arrivano a milioni di visualizzazioni ed un altro esempio della sua popolarità è arrivato dal Teatro Garden di Rende. 2 spettacoli nello stesso pomeriggio nell'ambito della rassegna teatrale Prima Fila organizzata dall'Associazione Culturale 900 e 2 sold out. Lei sul palco a cantare e ballare, bambini a saltare insieme anche ai genitori.
Per me è sempre molto molto emozionante fare spettacoli dal vivo, perché appunto vedo dal vivo le persone che ogni giorno mi seguono sui social, su YouTube, mi scrivono, e quindi vederli nella realtà per me è super emozionante, quindi è sempre davvero davvero forte l'emozione appena salgo sul palco, appena li sento, è bellissimo. Un'emozione anche per lei, ma soprattutto per il pubblico, grandi e piccini, ed un grande successo per Prima Fila, con la stagione che ora prosegue con altri appuntamenti. Francesco Cicchella il 7 dicembre, sempre in questo teatro straordinario, per poi avere l'appuntamento dell'8 con la compagnia Rea d'Arto e poi concludere questa prima parte di dicembre con il 9, dove abbiamo uno spettacolo un'altra volta per i bambini dal titolo Il Piccolo Principe. E adesso lo sport, il calcio, con una notizia shock, una tegola capitata sulla testa del Cosenza, che si appresta a preparare la gara di domani alle 14 al San Vito Marulla contro la Ternana. C'è un'inchiesta della Procura della Repubblica del Tribunale di Benevento, pare sia un'inchiesta anche della DDA, che riguarda 4 calciatori. Non si capisce bene, è una sorta di inchiesta legata alle scommesse, ma bisogna capire, bisogna leggere le carte per sapere esattamente che cosa è accaduto. Il fatto è che questi 4 calciatori hanno ricevuto un avviso di garanzia. Tra questi 4 calciatori c'è anche l'attaccante del Cosenza, Forte, Anna Franchino. Fulmine a ciel sereno la notizia del coinvolgimento di Francesco Forte in un nuovo filone dell'inchiesta sul calcio scommesse. Il nome dell'attaccante compare in un articolo del Mattino che lo menziona insieme ad altri 3 calciatori, Massimo Codan, Christian Pastina e Gaetano Letizia. Gli atleti avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per aver violato la norma che regola l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa nella scorsa stagione. Dunque nulla che riguardi il Cosenza, ma comunque una vicenda da chiarire che potrebbe influire sull'avventura di Forte in maglia rossoblu. Per il momento il giocatore è disponibile e toccherà a Caserta scegliere se utilizzarlo nella gara con la Ternana o modificare l'assetto tattico della squadra. Il tecnico in conferenza ha chiarito che in attesa di sviluppi la sua scelta sarà prettamente tecnica e non legata alla vicenda personale dell'atleta. Dal punto di vista tecnico-tattico non cambia, noi abbiamo lavorato in settimana sulle nostre cose, su quello che abbiamo fatto di sbagliato, le cose fatte bene, però sicuramente non incide dal punto di vista tecnico-tattico. C'è il sereno, dicevamo, con qualche nuvola che ancora resiste dopo il derby con il Catanzaro, una gara che stavolta ha lasciato qualche scoria di troppo, ammette il mister. A differenza di altre partite, di altre sconfitte, ci è voluto qualche giorno in più, perché la sconfitta del derby, a prescindere dalla sconfitta come è capitata in altre partite, ti lascia qualcosa in più, qualche rammarico in più. Bisogna pensare alla Ternana, che sarà una gara difficilissima. Non guardo la classifica, sia quando giochiamo contro le squadre di alta classifica, sia in questo caso contro una squadra che a livello di punti la classifica dice che sta in difficoltà. Il Cosenza ha già una sua identità, ma il tecnico non esclude che si possano mettere in pratica soluzioni diverse in alcune gare o a partita in corso. Ci abbiamo anche lavorato, abbiamo lavorato anche in settimana, ma anche 2 settimane fa con la difesa magari a 3, con un modo diverso. Noi ci lavoriamo anche a prescindere dall'ultima partita, abbiamo lavorato spesso con più sistemi di gioco per farci trovare pronte nell'eventualità di un cambio o dall'inizio a partita in corsa con un sistema con interpreti diversi. Ci sarà da sostituire Michael Venturi, squalificato, e bisognerà valutare le condizioni di Marras, unitosi al gruppo solo nella mattinata di ieri. Questo era il servizio sul calcio. Adesso vedo già collegato Luca Fornari. Buon pomeriggio Luca, siamo tornati in piena primavera perché fa caldo, insomma altrove, in altre aree del paese freddo, neve, qui un'altra temperatura, e insomma possiamo
vivere questo scorcio di primavera dentro il mese che generalmente è uno dei più freddi, no, dell'anno? Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Diciamo che questa è una primavera effimera, durerà poco. Il fine settimana che ci apprestiamo a vivere è di transizione. Nella notte fra sabato e domenica arriverà un'ondata gelida che porterà a un abbassamento significativo delle temperature. Possiamo vederlo con la figura 1 che ci mostra le temperature massime e avremo in particolare domenica all'ora di pranzo temperature più basse anche di 7-8 gradi, quindi arriveremo intorno ai 12 gradi. Anche le temperature minime si abbasseranno, lo possiamo vedere nella figura 2, chiedo alla regia, e in particolare la domenica mattina alle 6 del mattino si raggiungeranno a fatica i 7-8 gradi nell'area del Cosentino, quindi farà abbastanza freddo. Non dovremmo avere delle piogge, cioè il tempo, diciamo, le condizioni del cielo, si prevede un cielo sostanzialmente velato con una piccola nuvolosità, una bassa nuvolosità. Può essere che ci sia qualche piccolo evento di precipitazione, ma di modesta entità. I venti saranno prevalentemente di direzione provenienti dalle direzioni nord-occidentali e diciamo che questo freddo dovrebbe continuare almeno fino a martedì. Martedì sera, mercoledì mattina dovrebbe arrivare una nuova perturbazione, quindi nuove piogge. Diciamo che dal laboratorio CESMA è tutto, buon fine settimana a tutti. Quindi diciamo che dicembre ci farà assaggiare l'inverno, insomma, no? Esatto, domenica assaggeremo il vero inverno come lo conosciamo da sempre. Bene, grazie, buon lavoro. Noi ci fermiamo qui, vi lascio adesso a Palla al Centro, lo sport con Gatto, con Segreto e con Maria Grazia. Noi ci vediamo più tardi per il giornale. Buon proseguimento. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. In serata, sulle coste, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Partenza positiva per le principali borse europee, tra le crescenti aspettative di un allentamento delle politiche monetarie delle banche centrali. A Milano il FTSE MIB guadagna lo 0,3, il DAX di Francoforte più 0,6, il FTSE 100 di Londra, il CAC 40 di Parigi più 0,5 e l'IBEX 35 di Madrid più 0,4%. Il rallentamento oltre l'attesa del deflatore PCE sta rafforzando le aspettative che la Banca Centrale Americana abbia concluso la sua politica restrittiva e sia pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse. Lo sguardo si sposterà in giornata per avere ulteriori indicazioni sugli interventi del numero 1 della Fed, Jerome Powell, e degli altri policy maker, oltre che della presidente della BCE, Christine Lagarde. Occhi stamane sulle letture dei PMI manifatturieri di Italia, Francia, Germania, Eurozona e Regno Unito. Focus anche sul PIL italiano, mentre nel pomeriggio l'attenzione si sposterà negli USA su PMI manifatturiero e ISM manifatturiero. Sullo sfondo restano le tensioni geopolitiche con Israele, che ha dichiarato di aver ripreso i combattimenti contro Hamas nella striscia di Gaza dopo la fine della tregua. Sul Forex l'euro-dollaro oscilla 1,089, il cambio tra biglietto verde e yen a 148,2. Poco mosso il petrolio con il Brent meno 0,2% a $80,7 e il WTI flat a $75,9. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund riparte da 176 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,2%. Tornando a Piazza Affari, beni in avvio Leonardo più 1,5%, seguita da Biper più 1,2%, dopo aver reso noto che i suoi coefficienti patrimoniali risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE, e Prismian più 1,2%. Arretrano invece Ferrari meno 0,6%, Init, Era e Yasolin a meno 0,5%. Grazie e al prossimo aggiornamento.